Come promesso, abbiamo provveduto a sostituire tutte le panchine di Piazza di Sfida di Barletta. Tempo fa furono vandalizzate e rese inutilizzabili, ma come da diversi anni facciamo, non abbassiamo mai lo sguardo di fronte ai gesti di balordi che vogliono far regredire Bari. Ad annunciarlo con orgoglio via social è l'uscente presidente del primo municipio Lorenzo Leonetti, condividendo le immagini delle sedute nuove di zecca installate nell'area verde pedonale del quartiere Libertà e prese di mira dai teppisti innumerevoli volte, venendo praticamente ridotte a scheletri metallici. I residenti del rione pare siano soddisfatti del restyling arrivato dopo mesi di denuncia, pur tuttavia evidenziando che sarebbe a loro dire opportuno curare maggiormente le aiuole e disporre di un sistema di videosorveglianza per scoraggiare ulteriormente le azioni vandaliche. Leonetti ci ha confermato l'assenza di telecamere nella zona, cosa di cui è prevista l'installazione nei prossimi tempi. Ha visto l'installazione di queste nuove sedute? Le è piaciuto il fatto che siano state rimesse le panchine? Sì, molto, molto bel, pulito. Mi è piaciuto molto. Bravo, bravo. Adesso, come sta adesso, diciamo che è un po' pulito, ma ci sono dei giorni che non ci può neanche camminare. L'erba, un casino, proprio. Fatto, bello, abbandonato. Lasciavo come stava, il posto alto. Bisogna avere anche un po' di rispetto per le piante e per le persone che ci abitano qua pure. Ci vuole il verde curato. Abbiamo intervistato qualche residente del quartiere Libertà, erano tutti abbastanza soddisfatti, eccetto qualcuno che ha lamentato una poca manutenzione del verde. La scelta sul verde della piazza è anche abbastanza discutibile perché si tratta di un verde che può essere facilmente calpestato anche in maniera accidentale. Sicuramente bisognerà implementare anche la manutenzione e cercare anche di trovare delle soluzioni migliori che possano rendere la piazza ancora più bella di quanto già non lo è.